Io volevo parlare di solare come caposaldo della transizione, che è appunto presente anche nel decreto. In particolare è l'andamento della transizione delle rinnovabili, dove il fotovoltaico e l'eolico giocano un peso molto importante. Quindi è importante che l'Italia mantenga questo step, perché nel 2024 le rinnovabili supereranno la produzione da carbone. Quindi l'Italia deve rimanere in questa scia, e quindi andiamo bene in questa direzione. L'anno scorso abbiamo prodotto il 10% di produzione elettrica nazionale dal fotovoltaico, questa quota deve aumentare, bisogna fare ogni sforzo. Quest'anno con 30 gigawatt installati a fine anno arriveremo al prossimo anno a produrre 35 terawattora, che sommati all'eolico fanno 56 terawattora, cioè il sole e vento danno il 20% del consumo nazionale. Gli obiettivi che ci siamo posti a livello europeo di PNIEC sono più alti, quindi dobbiamo spingere più velocemente in questa direzione, con una velocità che deve essere 3-4 volte maggiore. Stiamo parlando di quote che sono già superiori al piano nucleare del 2009-2011. Il fotovoltaico, secondo l'Agenzia Internazionale, era a zero sostanzialmente nel 2010, sarà la tecnologia più installata al mondo nel 2027, superando addirittura il carbone. Quindi l'Italia deve mantenere questo passo e, insisto, aumentare l'intensità di questa installazione di fotovoltaico. Perché il fotovoltaico domina? Ci sono una serie di ragioni che non ho tempo di discutere, sono qui elencate, invito gli onorevoli che vogliono approfondire di leggere questi punti e eventualmente contattarmi. Ci sono delle motivazioni ben precise per cui il fotovoltaico domina, e non ci sarà nessuna ragione per cui smetterà di dominare. Non saremo sepolti dai pannelli dismessi, perché i volumi in gioco dei pannelli dismessi al 2050, questo è un lavoro pubblicato lo scorso mese, sono molto più piccoli rispetto ai volumi normali, ad esempio delle ceneri, delle centrali a carbono, dei rifiuti municipali. Quindi qui si apre una grande opportunità di posti di lavoro per avviare una filiera nazionale del riciclo del fotovoltaico, e su questo vi invito veramente a lavorare sia per il fotovoltaico che per le batterie, perché questo può essere manifattura italiana. Perché l'energia solare è vitale per il futuro italiano? Le motivazioni sono strategiche, innanzitutto sicurezza energetica, il flusso rinnovabile, sole, vento, calore del sottosuolo è garantito per sempre, il flusso di idrocarburo, gas e petrolio dobbiamo assicurarcelo ogni giorno con quel che costa. Sicurezza ambientale, importante il dispositivo rinnovabile, è riciclabile, lo possiamo, pannelli aerogeneratori dobbiamo assicurarceli una sola volta, questo ricordiamocelo di nuovo nell'ottica di aprire una industria italiana del riciclo. Affidabilità, abbiamo sempre più strumenti per gestire l'intermittenza, e quindi tutta la parte di stoccaggio, reti, flessibilità, interconnessioni deve essere molto rafforzata nel decreto. I costi, oggi è l'opzione più economica. A proposito di costi, parliamo di costi vivi, perché l'ufficio parlamentare ci ricorda che nel giro di 3 anni abbiamo speso 120 miliardi per cercare di contrastare gli effetti dell'inflazione, la maggior parte di questi sono andati all'energia. Quindi questi sono stati miliardi che sono andati a perdere, a debito, quindi non ci lasceranno nulla se non appunto la necessaria mitigazione degli effetti. Il fotovoltaico abbatte già oggi i costi, e quindi bisogna essere consapevoli che le imprese devono essere stimolate a produrre dal fotovoltaico. Questa è la classico PUN, gobba di cammello del 2004-2007, che è il massimo alle 11 del mattino e alle 17 del pomeriggio. Oggi ci siamo spostati alle 9 del mattino e alle 20 di sera. Quindi vuol dire che il fotovoltaico incide, il fotovoltaico sta già abbattendo i costi dell'energia, e bisogna stimolare le imprese a metterne di più. Infine il solare termico, l'acqua calda, che non è citato nel decreto energia. Questo lo ritengo un vulnus notevole. I consumi per abitante per abitazioni in Europa sono troppo alti, sono quasi il doppio della Spagna. Il 44% dei consumi energetici italiani è negli edifici, quindi dobbiamo abbatterli. Non si capisce perché il solare termico in Italia sia 20 volte più basso che 10 volte più basso che in Israele o in Grecia, ossia la metà della Germania e del Portogallo. Noi siamo al 20° posto, noi consumiamo ogni anno 3-4 miliardi di tonnellate, di metri cubi di gas per scaldare acqua calda negli edifici. Questo non va bene. Infine la necessità del sostegno all'autoproduzione. Faccio un caso concreto, che è casa mia, sono un autoproduttore di energia, e quindi bisogna spingere ogni sforzo in quella direzione. Quindi fotovoltaico, solare termico, batterie e pompe di calore. Io ho prodotto 11,6 megawattore e consumati 10,2. Ho un autoconsumo dell'83%, sto parlando della grigia pianura padana, quindi pensiamo al centro-sud, e si aprono spazi enormi di autoproduzione e condivisione. Ultima slide, il confronto di questa abitazione elettrificata e coi pannelli solari termici.
il consumo annuale, appunto, 10,2 MWh, che comprende tutto, compreso 8.000 km di nauta elettrica. Nella casa precedente di classe D tradizionale a gas, consumavo complessivamente 25,5 MWh senza avere il raffrescamento. Quindi ho ridotto le emissioni a zero, i consumi li ho abbassati del 60% e la bolletta del 90% con un comfort nettamente superiore. Quindi invito veramente a spingere sull'autoproduzione, che è una cosa fondamentale per la transizione italiana, utilizzando soprattutto solare termico e fotovoltaico. Grazie. Grazie.